sicuramente notato. Coraline e la porta magica è pieno di elementi che compaiono più e più volte. E vi siete mai chiesti quale sia il loro significato? Scopriamolo insieme. Se ve lo state chiedendo, sì, sto ancora parlando di questo argomento perché a quanto pare va per la maggiore su questo canale e non posso esimermi. Prima però di perderci nei meandri della follia, vi invito a lasciare un mi piace e a iscrivervi al canale. Stanca dei suoi genitori che non la considerano. Fino al giorno in cui però trova una porticina all'interno della nuova casa, che la conduce in un appartamento uguale al suo, dove però tutto sembra avere un aspetto migliore. Anche l'altra famiglia che si troverà lì, più attenta alle sue esigenze, con più voglia di giocare con lei. E con due bottoni scintillanti al posto degli occhi. Ma sarà tutto oro quello che luccica? Spero che lo abbiate già scoperto vedendo il film perché, ehi, qui si fanno spoiler. Se pensate di esservi persi qualcosa, andate a recuperare la mia playlist con dentro più di 30 video sull'argomento. La mantide religiosa. Ho dovuto ricaricare questo video perché nella versione precedente avevo confuso la cavalletta con la mantide. Sinceramente non so perché, ragazzi, ma credo che nella vita io le abbia sempre confuse. Aperta, chiusa parentesi. Comunque, questo animale compare diverse volte nel film. Le principali sono come portafoto a fianco al letto di Coraline e nel giardino dell'altro padre, come macchinario da concime. Il nome mantide deriva dal greco indovino e profeta. Questo per le sue zampe che sembrano a volte quasi giunte in preghiera, ma al contempo l'animale ha sempre un atteggiamento meditativo, sembra che stia lì a fare nulla, in realtà sta aspettando il momento giusto per prendere la preda. C'è un detto che dice che se gli altri insetti si limitano a vedere le cose, la mantide è l'unica che guarda davvero. Alcuni le associano il concetto di previsione del futuro. E la cosa avrebbe senso, visto che l'altra madre sembra quasi aver previsto in anticipo l'arrivo di Coraline presso il Pink Palace. Il suo nome, ovvero mantide, è femminile perché è riferito alla matriarcalità dell'insetto. C'è una supremazia evidente della femmina nei confronti del maschio, sia a livello mentale che fisico. Esattamente come Beldam e l'altro padre, ma se ci pensiamo bene anche come la vera mamma di Coraline e il padre. Sì, effettivamente anche quella sembra una famiglia abbastanza matriarcale. Caratteristica della mantide religiosa è stare buona buona tutto il giorno ad aspettare le proprie prede, esattamente come nel film fa l'altra madre. Si dice che vedere in sogno questo insetto simboleggi un rapporto distruttivo, ma c'è anche una buffa credenza francese che dice che le mantidi aiutino i bambini a trovare casa. Sì, certo, proprio così, soprattutto nel film. L'insetto è però conosciuto per una cosa in particolare, ovvero che inizia a mangiarsi il maschio ancora prima che l'accoppiamento sia finito. Un po' come l'altra madre che inizia a consumare le sue vittime, ovvero i bambini, quando sono ancora vive. Ma andiamo avanti e parliamo di un altro elemento che compare più volte nella storia. Me lo scrivete spesso nei commenti e si tratta dello scarabeo. Lo scarabeo è presente sia sulla carta da parati del Pink Palace che in altri momenti della storia. Ma vediamone il significato. Nell'antico Egitto lo scarabeo simboleggiava la rinascita e questo perché gli antichi erano convinti che l'animale potesse risorgere dalla pallina di sterco che faceva rotolare di fronte a sé. Tanto è vero che gli amuleti di scarabeo venivano posti anche sui sarcofagi. E se avete visto il film La Mummia, sarete rimasti un pochino traumatizzati anche voi da questi insetti. La cosa curiosa è che nel film di Coraline lo scarabeo è accostato molto all'altra madre. Tanto è vero che a un certo punto lei se li mangia questi insetti e anche quelli sulla carta da parati, anche se presenti sin dall'inizio del film, verso la fine, quando l'altro mondo si rivela per quello che è, brillano come non mai. Quindi li vedrei come simbolo della graduale trasformazione di Beldam, ma soprattutto della sua possibilità di rigenerarsi negli anni, vittima dopo vittima, omicidio dopo omicidio, risorgendo così dopo essersi sporcata le mani, esattamente come uno scarabeo risorgerebbe dallo sterco. No, aspettate un attimo.
Ma se Beldam è accostata alla figura dello scarabeo e quest'ultimo, secondo gli antichi, risorge dalla cacca che fa rotolare davanti a sé, quindi che maneggia, vuol dire quindi che la terra che l'altra madre usa per creare le bambole e i personaggi dell'altro mondo sia in realtà... Ok, no, sto scherzando. Il cielo stellato. Inutile sottolinearlo. L'elemento notturno è una caratteristica dell'altro mondo. Infatti all'interno di quest'ultimo pare essere sempre notte. Una notte stellata, come quella in cui apparirono i tre fantasmini in sogno Coraline. Nello specifico, lo sfondo su cui appaiono sarebbe un quadro di Van Gogh, ovvero Notte stellata, dipinto durante il suo isolamento presso un ospedale psichiatrico. Isolamento non a caso come quello cui tre bambini sono stati sottoposti nello sgabuzzino dietro allo specchio da Beldam, ma anche riferimento ad una condizione psicologica più profonda, come quella che stava vivendo Coraline con i suoi genitori, da cui non si sentiva considerata. Tra l'altro, ragazzi, nella simbologia la notte non solo va al pari passo con l'inquietudine e con l'oscurità, ma anche con l'idea del grembo della madre protettrice. Infatti nel mito greco la dea della notte viene rappresentata con un vestito trapuntato di stelle. Sarà un caso, ma a un certo punto anche Coraline è vestita così, anche se al posto di un abito ha un maglione regalato dall'altra madre. Forse un subdolo messaggio da parte sua, volto a significare l'ormai appartenenza della bambina a questo nuovo e oscuro mondo, anche senza che lei ne fosse pienamente consapevole. Ma allo stesso tempo, in questo modo di vestire vi è anche una connotazione positiva. Infatti le stelle sono simboli di tutto ciò che fugge dal buio della psiche. Rappresentano una ricerca più elevata, sogni e desideri che non si fermano davanti agli ostacoli. Di ciò ne ha parlato specificamente un ragazzo su YouTube che si chiama Michael Beccalli ed è specializzato proprio nel design dei costumi. Se vi va, andate a dare un occhio al suo canale. L'esagono. La scatola dentro i quali sono contenuti i bottoni destinati a Coraline ha la forma di un esagono. Ve lo chiedo ancora una volta, sarà un caso? Probabilmente no. Infatti l'esagono simboleggerebbe il tutto nel senso più ampio. Addirittura è stato definito da Pitagora come segno della creazione, essendo una figura perfetta creata da due triangoli incrociati. Tra l'altro anche gli alveari hanno questa forma, alveari dove vivono le api che producono cera e miele, per cui insomma simbolo della creazione in tutti i sensi. Effettivamente l'altra madre, pur essendo un personaggio negativo, è fortemente connessa all'idea della creazione. Usa la terra per creare le sue bambole, le sue creature, un po' come Dio, secondo le credenze bibliche, ha usato l'argilla. All'inizio del film la vediamo creare questa nuova bambola, insomma la vediamo strettamente legata a questo aspetto. Per cui anche in questo caso l'esagono andrebbe a combaciare in questo disegno che man mano si sta profilando. Ci sono infatti nel film altri simboli, come abbiamo visto, che riconducono alla figura della madre, come per esempio la gallina, che abbiamo visto anche nell'altro video dove vi facevo vedere insomma i dettagli nascosti nel film. Tra l'altro ce ne sono altri di particolare, però magari farò un altro video. Per ora ragazzi io mi fermo qui, credo di aver blatterato abbastanza e saluto Giorgi F. Ciao e grazie per guardare i miei video e saluto tutti voi. Per la prossima volta pescherò uno di voi che mi risponderà a questa domanda inerente al video, ovvero qual è il film dove gli scarabei mi hanno traumatizzato. Come avete visto ragazzi, alla fine ho aperto la scatola della bambola di Coraline e c'è un particolare che non avevo notato, ovvero che ha una gonna e non ha i pantaloni. Sembra un po' vestita da strega, se guardate anche queste calze, queste scarpe, un po' così, è come se fosse una via di mezzo tra Beldam e Coraline, se ci pensiamo. Ah, e un'altra cosa, ha l'accappatoio che sembra un pochino sporco di fango, come se fosse andata fuori a giocare. Facciamo così, se riesco ad attivare il link di affiliazione ve lo lascio
in descrizione, così se vi va di acquistarla qualche centesimo me lo guadagno anche io, proprio così spudorata. Mi si è addormentata una gamba, malissimo. Noi ci vediamo al prossimo video e ciao.